e con il Dipartimento è nato il progetto Umana, Umana la fotocatalisi intelligente. La nostra è una società che produce tantissimo e accanto alle cose buone che produce purtroppo ci sono sempre materiali di scarto e comunque prodotti che vengono emessi e che farebbe bene non emettere. Ma purtroppo, visto che sono emessi, bisogna affrontare il problema da un altro punto di vista. Come li possiamo eliminare? Per esempio, quando noi viviamo nelle nostre case comunemente, pensiamo di tutto sommato di stare in ambienti tranquilli e sereni. Spesso non è così, perché intanto dalle finestre arriva l'inquinamento esterno. Poi noi stessi siamo dei veicoli di inquinamento. E poi tutte le attività che si svolgono in una casa, domestici, che dalla cucina ai solventi che usiamo, alle stesse pareti, legno dei mobili, sono sostanze che producono e emettono delle sostanze dannose. Allora, l'idea è perché non proviamo a degradarle, come degradarle, cioè a rimuoverle. Come rimuoverle? Sfruttando un processo naturale che è la fotocatalisi, è un processo che avviene anche in natura dovuto alla luce del sole. Ovviamente in natura non avviene con grande intensità e con grande efficacia. Perché? Perché questo processo ha bisogno di un'attivazione che si realizza attraverso dei composti che vengono per l'appunto chiamati fotocatalizzatori. Adesso in natura, disperderli in natura non sarebbe possibile per ottenere questo processo, ma in un ambiente chiuso la cosa sembrerebbe fattibile, e questa è stata l'idea. Perché non introduciamo questi attivatori in un sistema interno alle nostre case che poi attraverso la luce solare produca la degradazione di tutte quelle sostanze pericolose di cui le avevo parlato? Ovviamente questa sua azione di rimozione e degradazione potrebbe finire per danneggiare sostanze che noi non vogliamo danneggiare e che quindi devono essere protette da questo. Allora la fotocatalisi è intelligente in quanto in questo prodotto, che è una pittura poi murale, in questo prodotto vengono introdotti una serie di composti che riescono a riconoscere le sostanze da degradare da quelle da non degradare, quindi esercitando un'azione di rimozione solo degli inquinanti presenti nell'ambiente e quindi riqualificando l'ambiente interno. Proprio questa azione fotocatalitica che consente la degradazione di alcuni composti può danneggiare la stessa pittura, perché anche la pittura è fatta di composti. Allora abbiamo che nel tempo queste pitture tendono a disgregarsi, perché l'azione fotocatalitica viene esercitata a danno delle stesse pitture. Ecco l'intelligente, nel senso che la pittura deve essere salvaguardata, perché se no noi per introdurre un elemento di purezza ambientale finiamo per mettere un prodotto che dopo un po' non si resiste esso stesso alla stessa azione. Quindi si introducono dei correttivi, dei modulatori, chiamiamoli come vogliamo, noi li abbiamo chiamato materiale di sacrificio, ma il principio è sempre quello: non deve danneggiare i costituenti la pittura stessa, perché altrimenti la pittura avrebbe vita breve. E in questo diventa intelligente, riconosce quello che c'è da fare. La prospettiva più importante è sicuramente quella di realizzare tutto quello che le ho detto, ma senza la luce del sole, perché ovviamente la luce del sole, intanto in un ambiente interno, non è detto che ci sia sempre. Secondo, ci sono paesi dove il sole lo vedono di meno e paesi in cui lo vedono di più, ma ovviamente il sole, se è l'elemento determinante, finisce per essere una discriminante tra chi lo può fare e chi non lo può fare. Allora, l'idea è quella di migliorare ulteriormente andando verso delle pitture fotocatalitiche capaci di reagire e di essere attive anche in assenza della luce solare, e quindi per esempio con la luce di una lampadina o addirittura al buio, con dei principi ovviamente un po' diversi da quelli che le ho descritto. Quindi l'implementazione futura sarà sicuramente quella di arrivare a delle pitture fotocatalitiche capace di lavorare al 100% pure in assenza della luce solare, e un altro aspetto importante, capace di lavorare anche in presenza di colori. Perché ovviamente le pitture sono colorate, ma i colori sono sostanze facilmente degradabili. Allora abbiamo che una pittura fotocatalitica colorata è destinata nel tempo a perdere il colore. Perché? Perché la fotocatalisi danneggia il colore stesso. E allora
l'altra prospettiva è di allungare i tempi delle pitture colorate e quindi arrivare a pitture di tutti i colori, operanti pure al buio e quindi in assenza di luce solare, quindi nelle condizioni più idonee per lavorare 24 ore su 24 nelle nostre case.